chiamo Vito Scaletta. Sono nato in Sicilia nel 1925. Quel ragazzino sono io, con i miei genitori e mia sorella Francesca davanti alla porta della nostra vecchia casa. Non ricordo molto del vecchio paese, a parte fame e povertà. Poi un giorno mio padre decise che era ora di andarsene. Andarsene dalla Sicilia, oltre l'oceano, per iniziare una nuova vita in America. Visto nulla come Empire Bay. Era bellissima. Per contro, non avevo mai visto nulla di più schifoso e disgustoso della nostra nuova casa. Un buco di merda. Il sogno americano. Che altro un incubo. Mio padre lavorava al porto per il tizio che ci aveva organizzato il viaggio. Il lavoro gli riempiva la schiena e i pochi soldi che ricavava se li scolava. I miei mi mandarono a scuola. L'inglese dovevo impararlo. E in un quartiere italiano non ci sarei riuscito. E lì incontrai Joe. Vito, avanti, fregati! Col tempo io e Joe diventammo grandi amici. E dato che eravamo entrambi poveri e non c'era lavoro, merda, avviammo una piccola attività impropria. Fermo! Polizia! Fermo! Vito, di qua! Tirami la borsa! Fermo! O sparo! Cazzo! Ok, bastardo! Gambe aperte! Cazzo! E mani bene in vista! Mi dispiace, Vito. Beh, quella volta non andò tanto bene. Era il 43. L'America era in guerra. E l'esercito cercava gente che parlasse siciliano per l'invasione. Avevo 18 anni. E tutto era meglio della galera. Chi lo dice che a casa non si torna? Operazione Husky. Ero nel 504° paracadutisti. L'11 luglio avremmo dovuto lanciarci sulla costa sud della Sicilia. Ma ci colpirono e dovevamo lanciarci ben oltre le linee rotte. Rimanemmo in tre. Senza la resistenza locale saremmo morti. Così quando i soldati di Mussolini arrivarono in paese facendo il loro compito, restituimmo il favore. Se nessuno parla, quest'uomo morirà! Ok, Scaletta. Allora, traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Tradirci? Avete pensato male? Che vi diavolo facciamo aspetti? Vedere noi come becca trattiamo sulle i traditori! Bene, dobbiamo ripulire quei barconi, Scaletta! Dietro i sacchi! Ti piace che... Si ritirano! Muoviamoci! Con me! Merda! Gesù!
Aia! Facciassi, le zappare freccio nere prima che arriva l'esercito. Caporale, questo dice che stanno arrivando altri soldati. Cerca di tenere duro su ciò. Ok, tu e Williams eliminate quel nido di mitragliatrice. Poi trovate i prigionieri. Ci serve ogni uomo che troviamo. Ehi, Scaletta, sali. Doku, picchiolo! Di qui non si passa. Abbiamo trovato la mitragliatrice. Occhio! Scaletta, se hai una granata, questo è il momento di usarla. Cazzo! Una granata nella finestra! Attiratelo! C'è poco di fare. Wow! Cazzo! Scaletta, ancora tutto intero? Più o meno. Allora muovi il culo e andiamo. Guarda un po' cosa abbiamo. Prendi tutte le munizioni che puoi. Potremmo non trovarne più. I prigionieri devono essere sopra. Andate al piano di sopra. Scaletta, prima tu. Uccidete gli ostaggi! Sono dietro di te. La porta, Scaletta! Sfondala! Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello! Beh, dobbiamo passare di qua! Andiamo! Non lo vedo! Cazzo, ce ne sono! Chi se ne frega, tu continua a sparare! E che sto facendo? Oh, il male si sta zitto! Sono d'accordo, coglione! Ehi, ficcati lo stivale nel culo! Merda, questo posto non va bene! Forza, torniamo dentro! Dentro, Scaletta! Qui ci ammazzano tutti! Avutri fascisti! Arrivano avutri fascisti! Montate su bozzi! Ammazzati! Tira quel camion! Perdone, vicino alla chiesa! Facciamoli fuori! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un rompetto da fare! Hai
di davvero Don Calò. Cace è tu. Un congetto quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, boss della mafia siciliana. Quel giorno un'intera guarnigione si arrese. E perché? Perché glielo ordinò. La mia fortuna finì nel 45 con una pallottola nella gamba. Quella mi fermò. Prima all'ospedale e poi in licenza per il mese. Così tornai a casa. Almeno per un po'. Vito! Qui sono! Joe! Bentornato a casa. Come l'hai saputo? Ho le mie fonti. Dai, facciamoci un giro. Bella macchina. È in dotazione. So che vuoi andare a casa, ma prima facciamoci una birra. Ma certo. Eccola. Empire.